Ciao a tutti, questa volta andiamo in Francia in una bella zona, Provenza e Costa Azzurra. A metà tra le due realtà c'era un ristorante bellissimo, Moulin de Mougins, che era di Roger Verger, intitolato Roger Verger, un gran personaggio che sembrava uno della Belle Époque, come un gentiluomo, un cavaliere d'altri tempi. Ristorante elegantissimo, 3 stelle Michelin. Io ebbi la fortuna di andarlo a visitare alcune volte, con delle esperienze da non dimenticare. Vi posso dire solo un aneddoto. Una delle prime volte in cui furono serviti gli stuzzichini d'attesa, prima di andare a tavola, intendiamoci, una tavola bellissima, apparecchiata in modo splendido, con un servizio di primo ordine, aspettavamo al bar e ci servirono insieme allo champagne delle piccole patatine novelle cotte con la buccia, svuotate leggermente da un lato e riempite nella cavità di eccellente caviale, tanto per dare un'idea di che cosa si trattasse. Beh, la cucina era fantastica e lui ha una bella storia nella sua carriera, che vi invito a leggere nelle 2 pagine che ho dedicato a lui, con le illustrazioni fatte da Libero Gozzini, grande illustratore che mi segue in tutta la storia del cibo. Arrivederci.